quadro economico italiano che stenta a ripartire. Quali sono le indicazioni che arrivano dal PIL, quindi delle previsioni di ripresa economica, se ci sarà, per i prossimi anni? Sì, quadro economico che stenta a ripartire lo vediamo in primo luogo dalla revisione delle previsioni, che è clamorosa. Per il 2014, solo 6 mesi fa, non un anno fa, si prevedeva che il PIL dovesse aumentare quest'anno dello 0,8% e adesso stiamo ai preconsuntivi e vediamo meno 0,3%, una grossa correzione. E la ripresa viene di nuovo rinviata, prima ci si aspettava che fosse a metà 2013, poi nel corso del 2014, adesso nel 2015, ed è una ripresa più modesta rispetto a quella che si attendeva prima, è una ripresa dello 0,6-0,5%. E quindi si direbbe più l'ingresso in una fase positiva ma di stagnazione dell'economia italiana. Ecco, i nostri vicini europei non se la cavano meglio. Nella presentazione che ascoltavamo prima durante il convegno Nomisma faceva riferimento in particolare alla Germania. Sì, sì. E, diciamo, l'Italia ha questo segno meno che ci contraddistingue, ma è l'area euro che sta rallentando notevolmente, in particolare la cosiddetta locomotiva dell'area euro, la Germania. Sia nello scorso trimestre, intendo il secondo trimestre, sia in questo trimestre, il terzo, come ultimo dato noto, sia Italia che Germania hanno avuto dinamiche molto simili, molto lente, ed è un problema perché la Germania appunto dovrebbe essere la locomotiva e se rallenta la Germania ne risente tutto il convoglio. E quindi bisogna fare i conti con questa situazione e occorrerebbe indirizzare le politiche economiche per rafforzare la crescita europea. Ecco, mentre invece altri paesi come la Spagna, la Grecia, che erano stati poi accomunati, diciamo, accostati all'Italia, come si stanno comportando? Si stanno riprendendo prima di noi più velocemente? I numeri sì, dicono che c'è una ripresa in Grecia, c'è una ripresa in Spagna, ma distinguiamo un attimo, la Grecia è tutta una storia a sé, la Grecia ha visto un quarto del suo prodotto interno lordo sparire, quindi che ci sia una ripresa è il minimo sindacale, diciamo. E quindi non è neanche da prendere in considerazione un confronto con la Grecia, noi non abbiamo avuto un quarto di prodotto interno lordo azzerato. Per quanto riguarda la Spagna, sì, lì c'è una ripresa, però al tempo stesso se noi andiamo a vedere e a guardare gli indicatori di performance competitiva dell'Italia e della Spagna più recenti, vediamo un fatto curioso, le esportazioni italiane stanno crescendo più di quelle spagnole, il saldo delle partite correnti, il saldo commerciale con l'estero dell'Italia è sempre positivo e si sta allargando, quello della Spagna è diventato molto negativo. La Spagna ha una posizione debitoria sull'estero molto più ampia di quella dell'Italia e quindi è una Spagna che sta riprendendo ma che ha al suo interno ancora forti squilibri e che rischiano di tornare alla luce in modo prorompente in qualche tempo futuro. Tornando all'Italia, questo quadro economico macro che abbiamo delineato, che riflessi, che ricadute ha nello specifico sul mercato immobiliare, quindi residenziale ma anche altro? E il mercato immobiliare risente ovviamente in modo stretto di questo quadro macroeconomico tendenzialmente stagnante. Diciamo, le cadute si sono fermate nel mercato immobiliare, penso soprattutto alle compravendite di abitazioni e anche alle erogazioni di mutui alle famiglie e si comincia a vedere una lenta risalita, ma è una risalita che innanzitutto è continuamente rivista al ribasso rispetto alle valutazioni precedenti ed è anche una risalita molto lenta rispetto alla caduta che questo mercato ha subito negli anni passati.